Allora, Riche chiude la seconda regia, abbiamo visto, ai primi di febbraio e resta a Duino fino a maggio del 1912. All'inizio di febbraio vive lo stato estatico che nella sua opera si accompagna sempre all'ispirazione che ha accompagnato e che accompagna sempre la sua poesia. Ma passate poche settimane, Rilke ripiomba in quella condizione malinconica, sarebbe molto scorretto dire depressiva, nella quale sta abitualmente e starà di fatto fino al compimento delle elegie duinesi. Si può dire che solo gli ultimi 3 anni di Rilke sono pacificati, questo a dimostrazione dell'itinerario che compie dentro le elegie. In riferimento alle prime due elegie, il 6 di gennaio del 1913 scrive a Lu Salomè: sì, le due elegie esistono, ma a voce potrò dirti che esse costituiscono un frammento minuscolo e con spigoli acuminati di ciò che allora era in mio potere. Ecco, da questa confessione che lui fa a Lu emergono proprio i due stati d'animo. Nell'espressione erano in mio potere, affiora il suo stato estatico, la sua euforia, mentre nel dire che sono solo un frammento minuscolo e con spigoli acuminati, emerge invece la sua dimensione malinconica. Lasciato Duino a maggio del 1912, Rilke vagabonda, come fa sempre quando il suo animo è irrequieto o anche come reazione alla sua dimensione malinconica, e gira, va a Venezia, sta più di un mese a Venezia, poi si mette a girare il Veneto, finisce a Padova, dove vede per la prima volta il Giotto della Cappella dei Discrovegni, va in un paesino vicino ad Arqua e visita la casa del Petrarca. E l'attacco della terza elegia duinese è un po' la testimonianza forse di questa visita che fa alla casa del Petrarca, e poi finisce a Monaco questo girovagare. Ma dentro questo girovagare c'è una tensione, e questa tensione dice Spagna, e in maniera particolare dice Toledo. Perché? Perché c'è una fascinazione per un pittore spagnolo. In realtà nato a Creta, e allora Creta nel 500 era un dominio veneziano, che è Domenico, non vi dico il nome greco, conosciuto come El Greco, appunto dalla sua isola di provenienza. Questa fascinazione per il greco è nata nel 1908, quando vede, poi lo vedremo dopo questo, quando vede un quadro dove il greco rappresenta Toledo. Quindi l'attrazione per la Spagna in realtà è un'attrazione per Toledo, per questa città spagnola dove il greco ha vissuto più di 15 anni e che per Rilke rappresenta un po' la conciliazione degli opposti, come vedremo anche dal paesaggio che lui compone. Su il greco scrive queste cose. Dice, ogni volta che penso a guardare dentro di me, sono sempre convinto di aver bisogno di Toledo e di El Greco. A lui penso che molte cose mi hanno preparato. Ecco, c'è questa attrazione che dal 1908 lui sente per questa pittura e che viene confermata anche da altre lettere dove lui esalta questa grandezza di El Greco e questa capacità di questo pittore di averlo accompagnato, ma di essere in qualche modo una specie di fratello dentro l'anima. Il quadro che avete sotto gli occhi, invece, è di Cézanne ed è la montagna di Saint-Victor. Pensate che questa montagna Cézanne l'ha dipinta su tela 40 volte e poi ha fatto 40 disegni. Perché? Perché la pittura di Cézanne è una riduzione all'essenza. Se voi lo guardate dal punto di vista compositivo, le linee
non hanno più il valore di contorno, di definizione dell'oggetto, ma diventano figure della essenzialità, figure della scarnificazione del paesaggio. Perché Cézanne cosa cerca? Cerca la sostanza della materia, substanzia, cerca ciò che sta sotto, cerca l'essenza delle cose. E allora, attraverso questi 80 lavori, lui fa proprio questo lavoro di essenzializzazione. Anche i colori hanno perso la loro consistenza, eh? Diventano soltanto momenti di solidificazione della materia. La materia viene riscoperta nella sua essenza, ma non è di Cézanne che dobbiamo parlare. Quello che colpisce è che questo quadro di Cézanne non esisterebbe probabilmente senza la visione di Toledo, che adesso vediamo, Tony, puoi metterla, di El Greco. La visione di Toledo di El Greco, lui, El Greco è un pittore, tenete conto, ha una formazione bizantina, cioè quando è a Creta impara la pittura bizantina, usa il fondo oro addirittura come si faceva appunto nei grandi retablo, nelle icone, nella pittura anche italiana del 200 e del 300. Poi lascia Creta, va a Venezia e a Venezia impara la gioia del colore. Sapete che la pittura veneziana del 400 e del 500 è la pittura che racconta la gioia del colore, ma anche la capacità del colore di dare forma alle cose. Dopo il soggiorno veneziano, dove lui ammira, qualcuno dice che è stato addirittura discepolo nella bottega del vecchio Tiziano, che ormai si sta avvicinando alla sua piena vecchiaia, e da Tiziano impara proprio questa gioia del colore, la pienezza del colore, la sostanza del colore, perché il colore, appunto, abbiamo detto, è la sostanza delle cose, e da Tintoretto invece impara il gusto, il piacere della pittura come movimento, quindi come emotività pura o addirittura come scontro di emozioni diverse. Poi va a Roma. Il soggiorno romano, che dura 7 anni, non ha un grande peso, una grande influenza. Alla fine deve campare, quindi fa soprattutto il ritrattista ed è un ritrattista attento alla psicologia, allo psicologismo, non si limita a fotografare come era consuetudine del ritratto, da dare verità al personaggio o dargli consistenza. Quello che vuole cogliere è l'anima del personaggio, cioè vuole cogliere nella psicologia. E poi finalmente torna in Spagna e arriva a Toledo. Tenete conto che El Greco è, dal punto di vista religioso, è un cattolico quasi integralista, fedelissimo ai dettati del Concilio di Trento. Il 95% della sua pittura è pittura sacra. Ha fatto per esempio soltanto due paesaggi, uno è quello che vedete. Si chiama Veduta di Toledo. Bellissimo, c'è una pagina critica su El Greco che dice che è scorretto chiamarla Veduta, potremmo chiamarla Visione di Toledo. E vedete quanti debiti ha Cézanne rispetto al quadro che abbiamo visto, la montagna di San Victoire. Quanti debiti ha Cézanne? Perché El Greco fa la stessa operazione. Cerca di essenzializzare al massimo questo paesaggio, non è per niente preoccupato della verità di ciò che rappresenta. Infatti il campanile che vedete alla sinistra dell'Alcazar, l'Alcazar è il palazzo reale che vediamo al culmine di Toledo. Avete visto che ha costruito il paesaggio come una serie di piani? In questo senso è vero che ha anticipato l'astrazione, ha anticipato la pittura del Novecento, come una serie di piani che si sovrappongono l'uno sull'altro fino a costruire la linea dell'orizzonte. Lui sembra guardare questa veduta o questa visione quasi dall'alto. E poi questo incredibile cielo che si prepara alla tempesta. Io credo che questo cielo, insieme al cielo della notte stellata di Van Gogh, costituiscano insieme i due più grandi cieli della pittura universale.
mai la pittura è arrivata a rappresentare. Guardate come va dall'azzurro che vedete sulla sinistra al nero, alla tempesta che arriva, che ormai copre l'Alcazar e copre questo campanile che non sta lì, ma sta dall'altra parte ed è molto più lontano rispetto al palazzo dell'Alcazar. Cioè, il campanile vero non sta alla nostra destra, ma sta alla sinistra, alla nostra sinistra, è molto più lontano dal palazzo. Perché fa questo errore? Proprio perché quello che vuole raccontare non è un paesaggio, ma è una visione. È una pittura che va al di là dell'oggetto che rappresenta. E nel cielo, il paesaggio che arriva quasi a sfumare nell'astrazione, non ci dà emozioni particolari, tutta l'emozione ci viene da quel cielo, che irrompe quasi letteralmente. Vi voglio leggere, lui lo vede, Rilke vede questo quadro esattamente il 16 di ottobre del 1908 e lo vede a Luxembourg, a Parigi. E ne parla subito a Rodin e vi leggo, se lo trovo, come descrive a Rodin questo quadro. E mentre vi leggo la descrizione, tenete ben presente, guardate bene il quadro che avete davanti. Dice: una luce in cenci lavora la terra, la agita, la lacrima. E fa risorgere i verdi pallidi dietro gli alberi come insonni. Un fiume stretto esce senza movimento dall'ammasso di colline e minaccia terribilmente del suo nero blu e notturno le fiamme verdi dei cespugli. La città, impaurita e spaventata, si alza in un ultimo sforzo, come per bucare l'angoscia dell'atmosfera. Bisognerebbe averne, termina la sua descrizione, termina così, bisognerebbe averne di questi sogni. E in un'altra lettera, sempre alla sua Maritaxis, lui descrive Toledo e guardate come la descrizione di Toledo, ancora una volta, non è fatta sulla Toledo che ha davanti agli occhi, ma forse sulla Toledo del quadro di El Greco. Dice: una città del cielo e della terra, perché è davvero in entrambi gli elementi, attraversa tutto l'esistente. Questa città ineguagliabile stenta a contenere fra le mura l'arido, mai diminuito, mai sottomesso paesaggio, la montagna pura, la montagna dell'apparizione. Immensa esce da lei la terra. E fuori le porte diventa immediatamente mondo, creazione, monte, gola, genesi. È una descrizione non di una città, ma è di fatto ancora un'altra descrizione, una seconda descrizione di questo straordinario paesaggio, uno dei due paesaggi che il greco ha fatto. Vediamo l'immagine successiva, che è un altro, il greco, che Rilke ha amato molto e che ha visto nel 1911, quindi non molto prima del suo viaggio in Spagna. Questo è Laocoonte e i suoi figli. Vediamo i tre figli di Laocoonte: uno è già sconfitto dal serpente, Laocoonte sta ancora lottando col serpente, ma ormai il suo sguardo va verso il cielo. Sottomesso e rassegnato, sono tre momenti diversi della lotta: la sconfitta, la lotta che sta declinando, e sulla sinistra l'altro figlio di Laocoonte che ancora sta lottando con tutta la sua fisicità. Guardate come lui allunga sempre le figure. Dopo vedremo un altro quadro e vedremo questo allungare le figure che era tipico del manierismo. Però il suo allungare le figure è un modo per definire il dentro, per disegnare l'anima. E guardate come il cerchio che compone il serpente va a descrivere proprio la Toledo che abbiamo visto nel quadro precedente. Questa volta col campanile però al posto giusto, eh? Questa volta la parte
orientale di Toledo è raccontata apparentemente con più verosimiglianza. A osservare la scena famosa, no? Il Laocoonte si opporrebbe a far entrare in città il famoso cavallo di legno. Vi faccio notare che qua il cavallo non è di legno, ma è un cavallo che galoppa, che va verso la città, perché il greco introduce questa infedeltà, perché il mito non muore, perché quel cavallo, nel momento in cui diventa racconto mitico, non è più un cavallo immobile, statico, ma diventa un cavallo che va verso altri orizzonti, verso altre narrazioni, verso altre storie. Così come la Toledo che vediamo iscritta nel cerchio composto dal serpente è Toledo, lo sappiamo dal quadro precedente, ma è Troia, è la città, e quindi è Roma, Gerusalemme. Il greco riesce a fare questa operazione straordinaria, e qui vediamo, lo vediamo dalla composizione dei corpi, ma ancora una volta da questo cielo. E allora ci dobbiamo chiedere perché c'è questa empatia tra Rilke e il greco, perché Rilke è alla ricerca di un mondo che con la sua verticalità, con l'incombere dall'alto, pensate alle nubi, quindi ci sono due movimenti nel greco. Un movimento di ascesa e un movimento invece non di caduta, ma di discesa. Col ritorno dell'ascesa e della caduta si crea una specie di ritmo. Ed ecco che il greco diventa fraterno, sublime, alla volontà di Rilke di conoscenza, di esperienza. Quadro questo di Laocoonte è l'unico soggetto mitico che il greco abbia mai composto, perché fedele al dettato di Trento, vede la pittura come illustrazione di. C'è anche da dire che, nonostante lui sia stato così ortodosso, così fedele, il modo con cui figurava l'allungamento delle figure, questo cielo che incombe sulla vicenda umana, non era molto in linea a livello figurativo con i dettami del Concilio di Trento. Il famoso dettato del Concilio di Trento che riguarda l'immagine dice: Nemini licet insolitam ponere imaginem, cioè a nessuno è lecito disegnare, porre un'immagine insolita. E nel greco c'è questa contraddizione, da una parte la fedeltà, dall'altra invece questa specie di trasgressione figurativa che fa di lui, pensate che a metà del Seicento è già ignorato il greco, viene scoperto a fine Ottocento, ai primi del Novecento. Picasso dice che senza il greco non sarebbero nate le Demoiselles d'Avignon, cioè non ci sarebbe stato il nuovo Picasso, il Picasso che abbandonava il figurativo. E Picasso stesso che ha creato questa liaison, questo congiungimento. Vediamo, poi torniamo ovviamente a Rilke, vediamo un ultimo quadro di El Greco. Questa è una Assunzione, scusate, un'annunciazione, ha fatto una decina di annunciazioni. Questa sta a Madrid e nel 2017 è arrivata anche a Roma. Cosa ci colpisce in questa annunciazione? Che non è già più un'annunciazione, ma è una natività. La presenza degli angeli là in alto, di quel concerto d'angeli, addirittura l'angelo in verde nel concerto ha in mano il leggio come direttore d'orchestra e la bacchetta. Vediamo uno strumento musicale che si chiama verginale al centro del concerto angelico. E voi sapete che in pittura il concerto angelico racconta la natività. Lo Spirito Santo che ha già irradiato Maria, se questa è una natività. In mezzo tra l'angelo in verde, così allungato, ma anche così spirituale in questo allungarsi, e Maria un roveto ardente. Il roveto ardente non è il roveto di Mosè. Qua il roveto ardente sta a testimoniare la verginità. Virginis intacta, vergine intatta è Maria. E quindi il roveto che brucia senza consumarsi.
come Maria, che dà la vita senza consumarsi, senza sprecarsi. Il leggio tradizionale ha messo il greco, la corona di angeli, che anch'essa celebra, ci ricordano gli angeli sulla capanna nella Natività. E in basso il cesto da lavoro, dove ci sta la firma in greco, la firma di El Greco, che metteva sempre, tutti i suoi quadri di fatto sono firmati, e il velo che Maria sta lavorando, che è il velo del Tempio. Il velo del Tempio che ormai giace a terra, perché la vecchia alleanza è finita, è iniziata dentro il mistero dell'incarnazione. Cosa ci stupisce in questo quadro straordinario? Intanto il gioco delle nubi è, ma lui è un enorme pittore di nubi. Quando nasce l'impressionismo, gli impressionisti avevano l'ambizione di dire siamo i primi che disegniamo le nubi. No, il primo che ha disegnato le nubi, ma nel senso letterale. Ma c'è un'altra cosa che ci stupisce in questa immagine, ed è la saturazione dell'immagine. Cioè, dentro il greco c'è l'horror vacui, c'è una specie di orrore del vuoto, anche questo lo assomiglia a Rilke, ed è un orrore del vuoto che lo spinge a colmare ogni angolo della tela. Come quando guardate un disegno di un bambino, e vi accorgete che ha coperto tutto il foglio bianco. Quel bambino ha l'horror vacui, sta dentro una fortissima dimensione ansiosa, quindi ha bisogno di non lasciare neanche un piccolo trattino bianco nel foglio che sta disegnando. Ecco, in El Greco c'è la stessa tensione, e anche qua vedete i due movimenti che si contrappongono e che ci permettono di leggere con più correttezza la terza elegia. Un elemento a salire e un elemento a scendere. Possiamo togliere l'immagine e mettere il testo della terza elegia. Se poi a qualcuno vi ha voglia di fare una serata su El Greco, dum mane ad vita potremmo anche farlo. Oh, vi dico subito che sulla terza elegia, più che su altre, più che sulla misteriosissima decima elegia, più che sulla nona, che a mio avviso è il vertice delle elegie duinesi, sulla terza ci si è molto sbizzarriti in interpretazioni. Diciamo che la maggior parte degli esegeti, degli interpreti, l'ha letta come un proseguimento della seconda. Nella seconda elegia Rilke aveva raccontato gli amanti, li aveva raccontati nell'intensità del loro amore, nella pienezza del loro amore, al punto che è andato dagli amanti a chiedergli il perché, il senso, forse la salvezza, cioè quel senso e quella salvezza di cui le elegie sono, abbiamo detto, la ricerca, sono la quetta. Ecco, per la gran parte degli interpreti, adesso, poi però gli amanti erano stati incapaci di rispondere all'invocazione del poeta, perché anche loro si dissolvono. Ecco, secondo la gran parte degli esegeti, nella terza elegia duinese, Rilke porterebbe fino in fondo la desacralizzazione degli amanti, cioè mostrerebbe di fatto l'impotenza degli amanti. E questa è la lettura o il commento che trovate in maniera più frequente. Un secondo filone interpretativo invece ha detto che il cuore di questa elegia è la presenza dell'inconscio, del mondo sotterraneo, del mondo infero, del mondo appunto dell'inconscio. E chiaramente ha legato questa affermazione al fatto, all'incontro che avviene nel settembre del 1913. Tenete conto che la terza elegia duinese nasce a Duino insieme alla seconda, pochi versi, poi c'è più di un anno e mezzo di silenzio, abbiamo visto c'è il soggiorno spagnolo a Toledo per due mesi, poi a Ronda, Ronda avrà invece influenza sulla sesta elegia di cui lui scriverà appunto in Spagna nel 13 gran parte, poi lui va a Monaco e torna a Parigi.
La terza elegia viene compiuta, definita proprio verso novembre del 1913 a Parigi. Però lui a settembre è andato al quarto congresso di psicanalisi, quarto congresso che era presieduto da Jung, che già stava covando, era un po' cattivello Jung, stava già covando la separazione da Freud, il dissidio con Freud. E la sera stessa del convegno, insieme a Lu, che è veramente la sua ninfa, lui va a casa di Freud e ha questa lunga conversazione, con Freud, che poi darà vita a quel famoso scritto di Freud, di cui abbiamo già parlato altre volte, che si chiama Caducità. Non è legittima questa lettura perché Rilke non ha nessuna simpatia per il pensiero psicanalitico. Sempre in una lettera a Lu scrive: si esce da lì, cioè da un'eventuale psicoterapia, con un'anima disinfettata, un'entità inconcepibile, che è un vivente quaderno corretto in rosso, come le pagine di un quaderno di scuola. Capite bene che nell'immagine che Rilke ha della psicanalisi e delle scoperte freudiane. Ma a maggior ragione non possiamo, non è legittimo questo riferimento a Freud, perché semmai dovremmo dire che l'inconscio che attraversa la terza elegia non è l'inconscio di Freud, ma è l'inconscio junghiano, semmai, cioè l'inconscio carico di archetipi. Ma non è corretta neanche questa lettura, e adesso cercheremo di capire perché. C'è una terza lettura che si avvicina di più alla verità. Il protagonista della terza regia sarebbe un giovane innamorato. Oggi potremmo dire, potrebbe essere un adolescente. Un ragazzo, lo dice il secondo verso, il suo ragazzo. Un ragazzo che è dibattuto. Tenete conto che c'è una scomposizione nella terza regia. Da una parte c'è la donna, che è ragazza, è fanciulla, ma è madre, che sta sopra, perché la terza regia è tutta governata da un asse verticale. Il sopra, le stelle, gli angeli stanno dietro le stelle. Davanti alle stelle, in questa regia, sta la donna, fanciulla, ragazza, madre. Sotto c'è inconscio, per ora chiamiamolo così. Io dovrei dirvi che sotto c'è il sangue, vero, vera presenza, forte, quasi violenta presenza di qui, dentro questa terza elegia. Questo giovane tenta un movimento verso l'alto, favorito dalla forza di attrazione del femminile, ma è schiacciato continuamente verso il basso. Quindi potremmo dire che la terza elegia duinese, anche se sono pochissimi quelli che l'hanno letta in questa direzione, che la terza elegia duinese racconta una lotta tra le forze celesti e le forze oscure, le forze infernali. In mezzo, con il rischio di essere ora consolato, ora dominato, forse schiacciato, il giovane, l'adolescente, quello che Thomas Mann, La montagna incantata, chiama il beniamino della vita, con una bellissima espressione. Io vi propongo una quarta lettura, che un po' comprende le altre. Non vi ho detto che le tre letture che abbiamo esaminato, che sono le tre letture che sono state fatte di questa terza elegia, siano sbagliate, sono insufficienti. Ognuna dice qualcosa che ha un riscontro nel testo. Il mio interrogativo è: devo cercare di capire il senso profondo di tutto il testo. Allora ritorno alla definizione che vi ho dato la prima sera. Secondo me le elegie duinesi sono una couette,
cioè sono un viaggio di ricerca. Quet si usava nei romanzi medievali, nei racconti epici medievali, il Parsifal che cerca il Graal, cioè la quet è la ricerca di una verità che può essere concreta, ma è religiosa e può essere soltanto spirituale. E io vi ho detto che le 10 elegie sono in realtà questa quet, questa ricerca. Ora la quet, sia nella tradizione medievale, sia nel romanzo di formazione dell'Ottocento, penso allo stupendo William Meister di Goethe, e in misura minore allo Jacopo Ortis, al giovane Werther, no? Tutti i romanzi cosiddetti di formazione, cioè di conquista della maturità concepita come pienezza. Ora, in un itinerario eroico ci sono una serie di appuntamenti che l'eroe deve avere. Ma decisivo perché poi l'eroe possa incamminarsi in qualche modo purificato è la discesa agli inferi. Allora la mia lettura della terza elegia duinese è questa. È una grande metafora della discesa agli inferi. Il poeta scende all'inferno, come Ulisse, come Enea, perché solo assumendo su di sé tutta la sua dimensione notturna, il poeta potrà poi andare verso le stelle, verso la maturità, verso la salvezza, verso la pienezza, verso la conciliazione degli opposti, fino al punto da cancellare ogni opposizione e da conquistare nella sua interiorità il pieno, il tutto. Ecco, credo che questa quarta, inedita lettura della terza elegia duinese sia quella che ci dà ragione dell'elegia nel suo insieme, dominata, scusatemi che spengo. È una ipotesi interessante, va verificata come tutti i tentativi di lettura o di interpretazione, ma penso che sia il modo più corretto per leggere la terza elegia duinese e per illuminare le altre successive elegie. Adesso possiamo iniziare la lettura dell'elegia. Voilà, aspetta che prendo il testo, se no. Così inizia Rilke. Cantare l'amata è una cosa. Si poteva tradurre anche altro è cantare l'amata. Vi ho detto, il canzoniere del Petrarca, è cantare l'amata in vita e morte di Laura. È un canto all'amata. Forse questo attacco in qualche modo è adentro la suggestione, o mi verrebbe a dire la commozione della visita alla casa del Petrarca. Ma subito arriva questa specie di shock, di rivelazione a rovescio. Un'altra, ahimè, lo vedremo anche più avanti, questo ahimè. Sarebbe troppo bello liberarsi in volo cantando l'amata. Ma c'è quell'occulto, colpevole dio fiume del sangue. Io ho detto che sangue è per me una delle parole chiave, ma dovete immaginare il sangue come un fiume infernale che scorre e attraversa l'oscuro. Questo culto, questo dio fiume non è bello, letteralmente sarebbe dio flutto del sangue. Flutto è più efficace perché ti sembra di ascoltare un eco alle carotidi leggendo flutto, perché senti proprio il rumore di questo scorrere, che insieme crea stupore ma crea sconcerto. Ora, cantare l'amata è una cosa, ma un'altra cosa, ahimè, è quell'occulto colpevole dio flutto del sangue. Quello che lei da lontano forse
capisce perché potremmo aggiungere noi, ma rovineremmo un po' la contrapposizione che Ricche ha fatto tra sopra e sotto, forse anche la donna. Questo mondo, abbiamo detto inconscio, metto sempre il termine tra virgolette, quello che lei riconosce da lungo, il suo ragazzo anche lui lo sa, del signore del piacere. Qui sta parlando della sessualità, che sovente da lui solitario, ancora prima che la fanciulla lo placasse, lo calmasse, e c'era già questo Dio flutto del sangue, c'era prima di ogni amore, spesso come se ella nemmeno esistesse, levava il capo divino, ah, gocciolante e brutto, grondante di qual mai imperscrutabile. Sta parlando di una polluzione notturna, eh? Qualche maligno ha detto di una masturbazione, ma correttamente dobbiamo dire che come si è rivelata questa forza istintiva, primitiva, arcaica, che viene prima di ogni amore, come si è rivelata al ragazzo? Si è rivelata dentro la notte, dentro una polluzione notturna. Guardate come questi versi, che sembrano così incomprensibili, adesso che li abbiamo spiegati, li rileggo apposta, diventano molto più scorrevoli. Cantare l'amata è una cosa, un'altra, ahimè, quell'occulto, colpevole, Dio, flutto del sangue, quello che lei riconosce da lontano. Il suo ragazzo anche lui, che ne sa del signore del piacere, che sovente da lui solitario, prima ancora che la fanciulla lo calmasse, spesso, come se neanche lei esistesse, levava il capo divino, l'erezione, e grondando, gocciolando va bene perché forse rende meglio l'idea, ma è grondando, di qual male imperscrutabile, di qual mai imperscrutabile. Perché è un mistero quello che il ragazzo vive dentro questa prima polluzione, dentro questo sogno erotico. Guardate che non sta parlando di Eros, eh? Così come l'amore di cui parlerà dopo delle fanciulle e delle madri, la filia, non appartengono al mondo sotterraneo. Il mondo sotterraneo è il mondo del sangue, quasi un mondo di primitività biologica. Vedete che non si accompagna al concetto di inconscio. Viene ancora prima, è ancora più primitivo. Tenete conto che questi versi, che hanno anche qualcosa di cupo, sono caratterizzati da vocali chiuse, O, U, O chiusa. Mentre più avanti, quando parlerà della fanciulla, abbiamo le vocali chiare, A, E, I, che dominano i versi. E quindi Enrique è così bravo che riesce anche a tradurre in maniera foneticamente i due mondi. Il mondo alto, il sopra, abbiamo detto, e il sotto, il mondo oscuro. Riprendiamo, prima ancora che la fanciulla lo calmi, lo placchi, spesso, come se ella neanche esistesse, levava il capo divino, ah, grondando di qual mai imprescutabile, per chiamare la notte a tumulto infinito. Chiaro che parla di una polluzione notturna. È un tumulto notturno. In questa polluzione rompe il mondo infero. Inizia la discesa nell'Ade. E questa notte non è la notte astronomica dentro la quale il vento ci fa la faccia, di cui parla la prima e la seconda elegia, una notte nella quale ti puoi anche riparare, ma è una notte tellurica. Sembra la prima notte del mondo, dentro una specie di magma, di marasma, di caos primigenio.
a cui adesso Rilke dà una figura, è un poeta. E lo raffigura attraverso un Dio che viene dal fondo del mare, attraverso un Dio che viene dalla profondità. Oh, Nettuno del sangue, non dice Nettuno dell'acqua. Ecco perché vi dico che c'è un substrato che chiamare istintivo è ancora riduttivo, dovremmo dire in termini assolutamente primitivi, biologico. Oh, Nettuno del sangue, oh, il suo terribile tridente, oh, il vento buio del suo petto, come conchiglia ritorta, labirintica, non ordinata, non composta. Guardate che se il tema fosse l'inconscio, Rilke ha trovato una delle espressioni più felici. L'inconscio è come una conchiglia ritorta, labirintica, i cui segni tornano su se stessi. Io per raccontare l'inconscio ho sempre usato il termine spugna. Ho detto l'inconscio è come una spugna. Ma questa immagine, se fosse l'inconscio, se stesse parlando dell'inconscio, sarebbe felicissima. E adesso torna a parlare di questa notte terribile nella quale senti, ascolta, è traducibile il verbo tedesco, si può tradurre anche con ascolta, ma molto più forte è senti come la notte si inconca, si incaverna, come la notte è ade, è inferi. E adesso, sopra sotto, le stelle, voi stelle, ma non viene da voi quello struggersi dell'innamorato per il volto dell'amata. Lo sguardo che fa intimo, che interna, abbiamo la nostra traduzione, ma la traduzione più corretta sarebbe lo sguardo che intimizza, che fa intimo nel volto puro di lei, non viene dal puro stellato. È come se lì che si dicesse, ma perché questa notte terribile? Perché le rompere di questa forza primitiva? L'amore non viene dalla fanciulla, non viene dalle stelle, non sono loro che illuminano il volto dell'amata, così che lo sguardo si intimizza nel suo volto. E ripete ancora, non gli viene da te. Letteralmente sarebbe, non tu gli hai stretto, non tu lo hai stretto a te. Non gli viene da te, ahimè, né da sua madre quello spasmo d'attesa, cioè quando c'è il desiderio, non viene da voi, non viene dalla donna, non viene dall'alto, dal sopra. Insisto su questa opposizione sopra e sotto, se no non capiremmo questa straordinaria, anche se un po' criptica, elegia. Non gli viene da te, ahimè, perché sa che la risposta è negativa, ancora lei, né da sua madre, quello spasmo d'attesa, l'attesa, il desiderio, che leggi nell'arco delle sue sopracciglia. Non al contatto di te, traduzione pacchiana, quel che l'hai nel cuore, dovremmo leggere, non al contatto di te, sensitiva di lui, fanciulla, non al contatto di te, si è inflesso il suo labbro, a espressione più feconda, a sorriso più fecondo. Sta dicendo che Eros e Filia non sono capaci di redimere. E sta dicendo che l'inizio dell'amore, che viene dalla fanciulla, che viene dalla madre, non è mai un vero inizio. C'è qualcosa prima, c'è qualcosa di più antico, c'è qualcosa di più profondo, forse qualcosa di più osceno, alla radice. Credi davvero che l'abbia scosso così il tuo apparire leggero? Parla della fanciulla.
tu che va vai, bellissimi questi versi, no? E qui c'è tutto questo ritorno delle vocali chiare. Credi davvero che l'abbia scosso il tuo apparire leggero, tu che vai con la brezza del mattino? La notte, il sotto, l'ade, la fanciulla, il mattino, la brezza dolce, delicata, senza irruenze del mattino. Certo, gli turbasti il cuore. Non è rimasto il giovane indifferente alla tua dolcezza, alla tua lievità, ma turbe più antiche si scaricarono in lui all'urto di quel tocco, letteralmente sarebbe all'urto tuo toccante. Nel momento in cui ti ha guardato, nel momento in cui doveva elevarsi, turbe più antiche si scaricarono in lui. Chiamalo. Qui il poeta invoca la fanciulla, è come se gli dicesse: salvami. Perché non possiamo non pensare che quel racconto di quella polluzione notturna non abbia un riferimento autobiografico. Così come più avanti, fra poco, le pagine sulla figura materna non siano legate, figura materna con cui Rilke ha avuto rapporti non felici. Abbiamo detto che la madre voleva una femminuccia, eccetera. E poi lui deve convivere con la madre perché il padre se ne va. Brum, 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 brum. Non salvano. C'è il desiderio della figura femminile, c'è il desiderio dell'alto, c'è il desiderio del sopra. Mi hai turbato il cuore, ma turbe più antiche si scaricarono in lui all'urto tuo toccante. Chiamalo. È come dire: salvami. Questa è un'invocazione. I tre puntini che abbiamo detto in Rilke sono sempre: o preparano un'opposizione o un'invocazione verso l'infinito, come nell'ultimo verso della terza elegia che stiamo leggendo. Questa è la funzione dei tre puntini. Preparare uno scontro quasi, un'opposizione, oppure scivolare verso la continuità temporale, scivolare verso l'infinito. Andiamo avanti. Chiamalo. Tu non puoi richiamarlo del tutto da oscura compagnia. Ancora la notte, ancora l'ade. Traduzione più felice. Non puoi richiamarlo del tutto dalle cerchie, i cerchi infernali, Santa Dante, dalle cerchie oscure. Guardate che non è un sottospaziale. Così come le stelle sono, abbiamo detto, metafigurative, vanno al di là della figurazione. Abbiamo detto la volta scorsa. Non un mondo metafisico, ma un mondo trasfigurato, quello del sopra. E quindi non è spaziale. Le stelle sono figura di una purezza, di simbolo di ciò che è puro, incontaminato da ogni passione, di Eros e Filia, che vanno a braccetto. E il sotto non è spaziale, è temporale, viene prima. Questo però ci suggerisce o ci fa nascere un sospetto, che quel sopra potrebbe venire dopo, potrebbe essere la meta finale della quête, che adesso stiamo scivolando verso il fondo, ma che la meta finale, se sopra e sotto non hanno un'accentuazione, una definizione spaziale, ma una definizione temporale, il dopo, la meta, il congiungimento,
mi sta davanti, mentre il mondo infero è già venuto, viene prima, ogni tanto prorompe. Certo, egli vuole, ti vuole, fugge, alleviato, si abitua all'intimità. Quel fugge andrebbe tradotto per dargli più pregnanza. Certo, egli vuole, egli si slancia fuori, si libera da questo magma, da questa palude. Si abitua all'intimità del tuo cuore e si afferra a questa intimità e ne prende, dice il nostro traduttore. E si inizia. Cioè l'avviarsi verso anche solo la maturazione umana, la conquista di un'identità forte, certa, sicura. Ma ecco l'opposizione. Ma si è mai cominciato? Ha potuto cominciarlo questo viaggio o, come Euridice, sta fermo negli inferi? E adesso la figura femminile prende un altro volto, diventa la madre, cioè la prima donna che il ragazzo, il giovane, abbiamo detto quello che potremmo definire il protagonista delle elegie, colui che compie il viaggio, madre, tu lo facesti piccino, sei tu che gli desti principio, cioè sei tu che l'hai fatto cominciare a essere. Sei tu quel desti principio, va letto così, sei tu che l'hai fatto entrare nell'essere. Bellissima questa invocazione alla madre. Per te era nuovo e tu chinavi ai suoi occhi nuovi il mondo amico. Amichevole, è uno slittamento. E gli scansavi l'estraneo, cioè lo proteggevi da quel mondo infero. Quindi, in qualche modo, anche se dalla poesia non emerge, anche la donna ha una dimestichezza o una conoscenza di queste forze primigenie. Qui si traduce scansavi, dobbiamo leggere, e respingevi l'estraneo. Solo che mentre per la donna è un mondo altro, estraneo, quello che intuisce, l'oscuro che intuisce, per l'uomo è il mondo da cui nasce, la prima del nascere. Adesso qui c'è il momento di nostalgia che è sicuramente legato all'autobiografia del poeta. A dove sono andati gli anni di quando con la tua snella, con la tua slanciata figura soltanto, gli spianavi il caos ondeggiante. Bellissimo. La rileggiamo, correggendo due cosette. Ah, dove sono andati gli anni di quando con la tua slanciata figura, slanciata come quella della fanciulla di cui parlava nella seconda elegia, gli sbarravi il caos ondeggiante. Spianavi, non gli sbarravi, facevi da sbarramento, poi lo spiega. Quante cose, il caos ondeggiante non dà l'idea del magma sulfureo, dovremmo tradurre ribollente. Gli sbarravi il caos ribollente. Quante cose gli celavi così. Non è che le vedete, non le eliminava, gliene nascondevi. E adesso scende nei dettagli minuti, ecco perché questo fa supporre che ci siano sicuramente dei riferimenti autobiografici. Rendevi innocua la stanza sospetta di notte. E non c'è bambino che non abbia vissuto di notte la sua stanza con sospetto. Non c'è.
Consideratelo una specie di peccato originale. Non c'è bambino che a 15-18 mesi non abbia vissuto la propria stanza come il luogo della separazione, dell'abbandono, della morte. Perché è lì che il bambino fa, e ognuno di noi ha fatto, è il nostro peccato originale personale. Perché se poi nel bambino questo strappo genera e libera l'immaginario e libera l'homo symbolicus, l'uomo capace di creare simboli. Quante cose, dice Ravi così, rendevi innocua la stanza sospetta di notte. Dal tuo cuore, che era tutto rifugio, infondevi uno spazio più umano nel suo spazio notturno. Quell'infondevi potrebbe essere tradotto, perché è traducibile anche così quel verbo, con mischiavi uno spazio più umano al suo spazio notturno. La lampada da notte, altro ricordo probabilmente, non la mettevi nell'oscurità, ma la mettevi lì dove eri tu. Guardate che qua Rilke crea, quali siano stati i rapporti con la figura materna, una straordinaria e poeticissima equivalenza. Mater simil lux, madre è luce. Cioè usa un termine che noi conosciamo come il termine teologico per eccellenza, legato al divino, lo prende, lo strappa giù da oltre le stelle e lo regala alla madre. Questo è da brividi, eh? Io spero che abbiate ancora questa capacità di commuovervi. La lampada da notte non la mettevi nell'oscurità, ma lì dove eri tu. Ed essa, Shien, brillava in amicizia, sempre filia, cioè in amore fraterno, in amore amicale. In latino diventerebbe lucebat, mater lux, sta straordinaria. E ancora, guardate com'è lungo questo elogio, anche se poi ne dichiara l'impotenza, perché le forze magmatiche oscure dell'Ade riprenderanno il sopravvento. Però è straordinaria questa lode alla figura materna, che scende nei dettagli spiccioli, la stanza, la luce, adesso lo scricchiolio. Non c'era scricchiolio che non spiegassi col tuo sorriso. Quegli scricchioli che di notte diventano paure, piccoli terrori, come se da sempre, in realtà sarebbe da tempo, tu avessi saputo van quando il legno si assesta. Il nostro traduttore dice l'astito si sarebbe assestato, una traduzione più corretta. E lui tendeva l'orecchio, il bambino, e si placava. Guardate che questa parte c'è l'elogio della madre, ma c'è anche questa presenza del bambino che dominerà la seconda parte della quarta elegia, cioè della prossima elegia che leggeremo insieme. Oh, il tenero potere del tuo alzarti. Dietro l'armadio alto, nel suo mantello, se ne andava, letteralmente sarebbe meglio fare, si ritraeva il suo destino e il suo inquieto futuro. Spostandosi lieve, si adattava nelle pieghe delle tende. Cioè, almeno provvisoriamente, la madre riesce a impedire la discesa, non la caduta, è la discesa, perché abbiamo detto che questa elegia è una discesa nell'Ade, è un guardare in faccia
le forze oscure. Quindi esce veramente scendere nell'inferno. È bello anche l'immagine che lui ha, no? Quando dice dietro l'armadio alto, guardate quando i vostri bambini vi hanno raccontato da piccoli le paure che avevano di notte. C'entrava quasi sempre l'armadio, no? Dietro l'armadio alto, nel suo mantello, si ritraeva il suo destino. Perché il bambino immagina il destino come un'alta figura che è avvolta o velata in un mantello. Così lo immagina nel suo immaginario. Così, rasserenato, nel suo letto, solvendo, cioè sciogliendo la dolcezza della tua lieve figura, è sbagliato figura, eh? La traduzione esatta sarebbe solvendo e sciogliendo la dolcezza della tua lieve figurazione. Gestaltung, dice il tedesco, Gestalt figura, Gestaltung, figurazione. Sotto le palpebre assonnate nel gusto del primo sonno. Tutto sembra a posto. Sheehan sembrava difeso, pareva difeso. Ma Ennen, dentro, che poi sta sotto, chi contrastava? Chi frenava in lui i flutti dell'origine? Non c'erano precauzioni. Quando dormiva. Anche qua più letteralmente non c'era cautela nel dormiente. Dormiva ma sognava. La madre poteva proteggere il suo sonno, ma non poteva invadere il suo sogno. È dentro il sogno che emergeva il mondo oscuro, mondo terribile, primigenio. Ah, non c'erano precauzioni quando dormiva. Dormiva ma sognava. Ma febbricitante, sarebbe tra le febbri, e come ci si prestava. E quanto lo accettava quel sogno. Lui, il nuovo, il timido, sarebbe il rifuggente, colui che tendeva a scappare. Com'era irretito. Dalle liane striscianti, con tutta questa raffigurazione, è la selva oscura di Dante, eh? È il bosco delle fiabe, è l'inferno appunto, brutto, dalle liane striscianti, una traduzione più corretta sarebbe dai viticci irrompenti, che ti vengono addosso, che ti avvolgono. Dentro l'intimo, già aggrovigliate in archetipi. Eccolo, archetipi non erano i motivi, sarebbe già contorti, allora le liane striscianti dell'intimo a cadere, cioè dell'accadere che esce nei sogni, quello che ti appartiene di più, perché viene dalla tua antichità, dal tuo nascere prima di essere nato. E questi vitici irrompenti già contorti in motivi, in strozzante rigoglio. Piacerebbe inconati di crescita, informe dallo slancio ferino, cioè bestiale, primitivo. E cosa faceva il bambino nel sogno? A queste immagini come si abbandonava. E finisce per amarle, anche se lo terrorizzano. Amava. Niente. Amava il suo intimo. Il nostro traduttore dice il selvame del suo intimo. No, sarebbe amava il suo intimo, di esso il selvaggio, cioè la sua natura profonda. Quell'originaria foresta, ancora la selva oscura, che era in lui, sulla cui muta rovina stava.
Immaginate una cascata di alberi caduti che lo travolgono. E ci stava il bambino verde luminoso, cioè come una foglia vergine dentro questa cascata, questa rovina di alberi, questa tempesta di alberi stava. Verde luminoso il suo cuore. Amava. E quando lasciava il suo cuore andava oltre le proprie radici, alla potente origine. Traduciamo bene, alla violenta origine, dove la sua piccola nascita era già, questa è una traduzione sbagliata, sopravvissuta, era già oltrevissuta, sorpassata. Che cosa ci viene in mente? Il viaggio finale di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, quel ritorno alla natura fetale, straordinario come Rilke riesce a scrivere anche il movimento. Quando, cioè, guardate, sono imperfetti, e l'imperfetto è iterativo, cioè tende a ripetersi nel passato. Lasciava il suo cuore, andava oltre le proprie radici, alla violenta origine, dove la sua piccola nascita era già sorpassata. Amando, affondava, sarebbe scese nel sangue ancora, contate quante volte ricorre questo termine, nel sangue più antico, non inconscio, ma sangue. Sangue vivo, vitale, originario, nelle forre dove era l'orrendo. La paura è troppo debole. Sazia ancora dei padri. I padri qui sono veramente le figure che incontri nell'aldilà. E il bambino ogni orrore conosceva lui, ammiccava, era come avvertito. Sì, l'orrido sorrideva. E qui c'è questo confronto terribile, no? Terribile anche da sostenere, perché noi abbiamo questo atteggiamento di corretta protezione del bambino. A parte che la parola protezione dovrebbe essere sostituita dalla parola molto più pregnante di cura. E allora questa è la parte più insopportabile. Sì, l'orrido sorrideva. Di rado hai sorriso così teneramente tu, mamma. Questo confronto è terribile. C'è come un'alienazione che compie questo viaggio agli inferi e un ammaliamento maligno. E lui come faceva a non amarlo se gli sorrideva? Vor, prima di te l'aveva amato. È venuto prima, sta all'origine, perché quando lo portavi era sciolto nell'acqua, l'acqua germinale, l'acqua della placenta, che fa lieve il germoglio. Ma lui veniva ancora prima. Questo prima è un tempo senza tempo, è una intemporalità cupa, una specie di eternità rovesciata. Vedi? Adesso si rivolge alla fanciulla. Scusate. Noi non amiamo come i fiori, cioè non amiamo in una sola stagione, questo vuol dire Rilke. Attingendo da un anno solo, a noi, quando amiamo, sale alle braccia un'immemorabile linfa. Non c'è solo il tuo amore, prima di te è venuto un altro amore,
ho un'altra fascinazione. E quasi per consolarla, o fanciulla, è così, così è scritto ovviamente in corsivo. Noi non amiamo in noi un essere solo, futuro, ma l'immenso fermento. Non un singolo figlio, ma i padri, che come frane di monti posano al fondo nostro. Quando diciamo, e io credo che sia una verità quasi tautologica, che la natura umana è doppia, che ognuno di noi è la bella e la bestia, un angelo e un demone, che ciascuno di noi ha una parte oscura e che solo riconoscendo questa parte oscura, discesa nell'Ade, la possiamo educare, la possiamo trasfigurare, la possiamo salvare, ma se non la riconosciamo, la bestia che abbiamo dentro, lei finirà per possederci. Vinceranno i padri che come frane di monti posano sul fondo, ci restano, posano è debole, ci restano sul fondo nostro. Ma l'arido greco del greto di Madrid un tempo, ma tutto il muto paesaggio sotto il destino, nuvoloso, limpido. Questo fanciulla era prima di te. Non sta ripudiando la fanciulla, sta solo dicendo che prima di quell'amore c'è altro. C'è il sotto che ci permette di emergere e di stare come sta il giovane della terza regia tra le stelle e l'abisso. Torna l'horror qua, anche se in forma più blanda rispetto al paragone tra la madre, tra il sorriso e l'ammagliamento della madre e quello dell'horror. Rileggo quest'ultimo pezzo. Non un singolo figlio, ma i padri, che come frane di monte ci restano sul fondo nostro, ma l'arido greto di madri d'un tempo, ma tutto il muto paesaggio sotto il destino, quello là, il mantello, l'uomo col mantello, nuvoloso, limpido. Questo in corsivo, fanciulla, era prima di te. E adesso va a chiudere con l'ultima strofa, e tu, si rivolge alla fanciulla ovviamente, tu che ne sai, tu suscitasti tempi remoti nell'innamorato. In fondo è stato il tuo amore che ha fatto emergere. C'è un'altra cosa terribile, Rilke, no? Infatti, tempi remoti, bisognerebbe tradurre tempo prima del tempo. E allora diventa questo, fanciulla, era prima di te, tempo prima del tempo, nell'innamorato. Quali mai sentimenti eruppero da esseri scomparsi? Quali mai donne ti odiarono? Ce l'hai anche tu, gli sta dicendo questo. Allora, quali uomini cupi eccitasti nelle vene del giovane? Bambini morti volevano venire a te, questo tema l'abbiamo già visto. E adesso la preghiera con cui si chiude l'elegia, così come con una preghiera si era chiusa la seconda elegia. Oh, piano piano, fa qualcosa che gli sia cara. Un fido lavoro giornaliero. Qualche imbecille, perché esistono anche questi imbecilli, l'ha letto dicendo fai la massaia. Il fido lavoro giornaliero è la cura. C'è una contrapposizione, Enrique, tra il giorno, Enrique, è il tempo della separazione, della chiarezza, in cui è possibile che cosa? Il mondo interpretato che abbiamo visto nella prima elegia. La notte, invece, è sempre Enrique, lasciate perdere la notte oscura della polluzione, col suo spazio indistinto, è il momento dell'unità cosmica, ove si annullano le separazioni.
che si sono create artificialmente durante il giorno. Però la donna chiede la protezione, il giovane, durante il giorno e durante la notte, o piano piano fa qualcosa che gli sia cara. Piano piano ricorda la tenerezza della figura materna, eh? C'è quasi una sovrapposizione. Fai il fido lavoro quotidiano. Accompagnalo, stupendo, guidalo per il giardino. Il giardino nelle leggi duinesi, tenetene conto, è il simbolo contrapposto alla natura, perché la natura è informe, selvaggia e paurosa, come lo è il mondo dell'Ade. Invece il giardino è lo spazio ordinato, dove la natura viene domata o resa domestica. Questo è il senso di accompagnalo per il giardino, ma è anche l'immagine di un altro tempo primigenio, il tempo del giardino terrestre. E in più, dagli le notti. L'amplesso, eh? E questo rende potentissimo il termine finale. Trattienilo. Puntini, puntini, tienilo dentro di te. Entro la forma dell'essere individuale, che nell'identità, io tu, trova finalmente il proprio significato. Trattienilo. Abbiamo finito.